Ciao amici, eccoci qua, facciamo un giro dell'orto, prima della pioggia, perché qui ha dato di nuovo pioggia, ieri ha fatto temporale, ieri mattina sul presto, e allora adesso volevo fare un giro, il sole è andato via, prima che si rimetta a piovere, infatti devo tagliare anche le erbe, ma non riesco. Ho messo qualche canna, ho messo delle piante. Adesso vi faccio vedere i pomodori. Questi tre non sono roba mia, li ho comprati. Uno, due, tre. Li ho comprati perché quelli che ho messo che i miei, i primi, vi ricordate che si erano cotti dal calore nella serra. E gli altri ci sono, ma sono piccolini. Non volevo aspettare. Insomma, dei secoli, no? Sono del tondo, del cuore di bue, e questo qua già i pomodori attaccati, l'ho preso, ma è in estate, non so cosa sia, cioè so che è un... Aspetta, ho messo qui, adesso vi faccio vedere cos'è, è un pomodoro tondo resiliente. Non chiedetemi cosa sia, non ho la più pallida idea, però ho voluto prenderlo. Stamattina gli ho dato un pelo di verderame bio. Poi questi sono del cavolo rapa, che a noi piacciono con l'insalata, dei cetrioli. E già che c'ero, se raggiungevo 29 euro mi facevano lo sconto e non pagavo il trasporto, ho aggiunto ancora delle melanzane e alcune zucche. Qui stanno nascendo i piattoni, vedete? Ne ho messi circa una ventina, là un altro zucchino, là un altro zucchino tondo di Nizza, perché sennò dovevo aspettare troppo, non era possibile. Questo è il mio, ne è nato anche un altro che c'era un seme assieme, però voi capite che qui, insomma, ci vuole una vita, non so che. Non bisogna avere fretta, però qui ci sono le fave che adesso una volta o l'altra raccoglierò, perché vedete hanno già i bacelli molto grandi, molto pieni, e questi sono i piselli che sono un po' nascosti e soffocati dalle fave, però vedete come sono già belle grossi. Non sono ancora particolarmente pieni, voglio aspettare ancora qualche giorno, anche perché piove sempre. L'acqua, come sapete, è importante, però ci vuole anche il sole, ci vuole anche la luce, sennò poi marcisce tutto. Ecco, allora questi a giugno dovrò poi toglierli, sono lo zafferano, è il primo anno, vedete qui è una talpa, è passata da sotto e mi ha buttato in aria la terra, è nata quest'erba che io non ho il coraggio di togliere perché ho paura che togliendola mi sbatta fuori tutti i bulbi di zafferano che ci sono qua attorno. E allora lascio che secchi tutto, poi quando tolgo faccio pulizia. Non so, è il primo anno, non è mai successo una cosa del genere. Qui c'è l'aglio, sta venendo bene. Ecco, questo volevo farvi vedere. Questi qua sono i miei pomodori. Questo qui è un Santorino. Questo qua è un Umberto. È l'unico che è venuto grande. Poi uno l'ho dato alla bambina, a Carlottina. E questo qua è uno scatolone. Vedete la differenza? Sì che verranno sicuramente anche questi, penso, però ci vorrà una vita. E io allora non volevo aspettare tutto questo tempo, ho voluto fare questo acquisto pazzo, ma non volevo aspettare tutto questo tempo. Qua c'è un altro zucchino, tondo di Nizza, perché io mangio solo quelli volentieri, oggi li ho fatti addirittura impanati e sono buonissimi, li ho già mangiati. Questo altro zafferano. Qui invece ci sono alcune patate, c'è dell'aglio, là ci sono
le cipolla egiziana, e qui ci sono i nostri amici lombrichi. Va via questa lucertola, mi viene a mangiare qualche lombrico ogni tanto. Tra l'altro ho scoperto che in questo cassone provvisorio che avevo fatto 2 anni fa, dove ci avevo messo delle letame per farlo stagionare e quant'altro, piantando queste due zucchine, ho visto, ho fatto uno scavetto per metterci le radici dentro, è pieno di lombrichi. Si vede che mi sono scappati nella notte, che io non ho visto, e sono andati dentro e hanno colonizzato questo pezzo. E per ora non lo so, spero che sopravvivano alle talpe. Per ora buchi delle talpe, montagnole delle talpe non ne ho viste, però per dire che colonizzano un po' dappertutto i lombrichi. Ci sono altre patate. Adesso andiamo lì nell'altro orticello e vi faccio vedere il resto. Ecco qua, questo è il materiale che fra un paio di giorni metterò nei lombrichi. Vedete, questo l'abbiamo messo sopra. Questi sono dei piselli che abbiamo acquistato, non sono i nostri piselli. Adesso dovrò girarlo, ma sotto i tre quarti è bello marcio, è solo da sopra, ovviamente quello che è meno compostato, ma adesso non ne metto più, così la prossima fine settimana posso mettere poi il tutto agli lombrichi. Ecco qua, questo è lo scalogno, vedete, stanno crescendo bene. Qui sono altre cipolle egiziane, queste sono altre insalate, non ho più spazio, l'ho messo in questi vasi. Qui c'è il prezzemolo, che però stenta un po' a venire, ma verrà anche lui pian pianino. Qui ci sono le patate che ho messo io, quelle rosse. Lì ho messo delle insalate, e poi ci sono delle cipolle dalbenga, scusate, egiziani liguri. Qui ci sono delle altre patate, qui ci sono delle altre insalate. Questa qui è un'altra varietà, questa qui è la variegata. Queste patate stanno crescendo molto bene, stanno coprendo un po' le insalate, però spero che convivano in pace senza litigare. Guardate come sono già meravigliose queste cipolle, guardate come sono grandi i fiori che stanno facendo, i baccellini e i baccelloni. Sono veramente giganti quest'anno. Questa pioggia, ecco, in questo caso la pioggia ha fatto bene, però adesso basta. Guardate anche qui che roba. È una foresta. Vi faccio vedere ancora qui. Questo qui sono dei piattoni che stanno crescendo. Qui invece ho messo dei peperoni toro, ma per ora non è ancora, se non è questo, ma non riesco a capire, sembra dell'erba, non riesco a capire, boh, se verrà qualcosa verrà, se non viene pazienza. Adesso vi faccio ancora vedere le ultime cose. Ecco qua, volevo farvi vedere, qui ci sono altre cipolle egiziane, poi qui vedete una e uno, due, ho messo due melanzane delle nostre, eccole qua, una e un'altra, due, sono piccole chiaramente, però ci sono belle. Perché non dovevo metterle? Aspetterò qualche tempo. Quelle un po' più grandi ce l'ho, e poco per volta verranno anche queste. Ecco qua, non c'entra con l'orto, mi faccio vedere. Mi hanno portato un po' di fieno perché non riescono a tagliare i prati, per il semplice motivo che è tutto bagnato. Piove un giorno sì, un giorno no, e anche se fortunatamente sta tenendo, cioè nel senso che non piove di rotto, non fa danni, toccando ferro, sperando che il buon Dio ci dia una mano, però piove, è tutto bagnato, l'erba c'è, alta, però non si riesce ad andare con i trattori nei prati, e quindi mi sono fatto portare un po' di fieno, perché gli animali ovviamente
Hanno fame e mangiano. Qua Qua volevo volevo farvi farvi vedere i vedere i piantini, piantini, stamattina stamattina non non li ho li ho messi messi fuori fuori perché perché sta sta minacciando minacciando pioggia. pioggia. Qui Qui c'è c'è un un cayenna, cayenna, questi questi sono sono tutti tutti nostri nostri chiaramente, chiaramente, qui qui c'è c'è un un pomodoro pomodoro Umberto, Umberto, qui qui ci ci sono sono altri altri Umberto, Umberto, questo questo qui qui è, è, vabbè vabbè lo lo scatolone, scatolone, il il più più grosso l'ho grosso l'ho messo messo di di là. là. Questo Questo qui qui è è Santorini, Santorini, guardate guardate come come sono sono belli. belli. Però Però sono sono piccoli, piccoli, ma ma non non importa, importa, qualcuno qualcuno li li regalerò regalerò perché perché non non riesco riesco se se non non ho ho lo lo spazio. spazio. Là Là una una pianta pianta di di basilico basilico che che ho ho diviso diviso in in due, due, non non ho ho ancora ancora messo messo fuori fuori perché perché temo temo sempre sempre che che magari magari faccia faccia un un po' po' più più fresco. fresco. Questi Questi qua qua cosa cosa sono? sono? Che Che non non mi mi ricordo ricordo più. più. Ah, Ah, sono sono delle delle altre altre melanzane. melanzane. Ne Ne ho ho quattro quattro ancora ancora da da mettere. mettere. Poi Poi ho ho un un Santorino Santorino qua, qua, un un po' po' più più grande, grande, che che l'ho l'ho messo messo nel nel vasetto. vasetto. Questo è Questo è un un altro altro scatolone. scatolone. E E questi questi qui qui sono sono dei dei peperoni peperoni della della Motta. Motta. Ci Ci tengo tengo molto molto a a questi questi peperoni peperoni perché perché sono sono qui qui della della nostra nostra zona. zona. La La Motta Motta è è una una frazione frazione di di Castiglione Castiglione d'Asti, d'Asti, un un paese paese che che c'è c'è sulla sulla strada strada tra tra Asti Asti e e Alba, Alba, in in provincia provincia d'Asti. d'Asti. E E c'è c'è da da 40-50 40-50 anni anni questo questo peperone peperone quadrato quadrato della della Motta, Motta, che che è è un un peperone peperone molto, molto, ma ma molto molto rinomato rinomato e e molto molto conosciuto, conosciuto, tipo tipo il il Carmagnola Carmagnola che che c'è c'è vicino vicino a a Torino. Torino. È È quello quello che è che è fatto fatto in in un un altro altro modo, modo, il il Carmagnola Carmagnola ha ha fatto a fatto a corno, corno, questo questo qua qua è è fatto fatto quadrato. quadrato. E E sono sono nati nati questi questi piantini, piantini, ma ma non non vanno vanno avanti. avanti. Ora Ora li li ho ho travasati, travasati, li li ho ho messo messo in in questo questo vaso, vaso, gli gli ho ho messo messo un un po' po' di di radicante, radicante, speriamo speriamo che che crescano, crescano, che che questi questi voglio voglio farne farne un un vaso vaso grosso grosso per per vedere vedere se se mi mi viene viene fuori fuori qualcosa. qualcosa. Bene, Bene, vi ho vi ho fatto fatto vedere vedere praticamente praticamente tutto. tutto. Niente, Niente, adesso adesso monterò monterò il il video video e e poi poi metterò metterò il il tutto. tutto. Ciao Ciao ragazzi, ragazzi, buona buona giornata a giornata a tutti. tutti. A A presto, presto, ciao ciao ciao. ciao.